dire che il genio è per l'1% ispirazione e per il 99% traspirazione è stato un inventore, ma dell'importanza dello studio e della perseveranza per raggiungere il successo è convinto anche un grande della musica come Giulio Rapetti in arte Mogol, l'autore di alcune tra le più belle canzoni italiane di tutti i tempi. La musica pop non è più una musica relegata a una cultura minore. Cioè, la musica pop ha trionfato nella seconda metà del Novecento. Proprio per formare nuovi professionisti della musica popolare, Mogol ha fondato nel 92 in Umbria il Centro Europeo di Toscolano, una scuola che viene anche sostenuta da diverse regioni con borse di studio e che tra gli allievi di successo ha visto Arisa. La Toscana potrebbe essere tra queste regioni secondo il progetto presentato oggi, che prevede la possibilità per alcuni studenti delle scuole superiori di vincere una borsa di studio per corsi di una settimana. Gli studenti dovranno superare una selezione e un'audizione fatta da insegnanti del CET e da Mogol. Alla fine del corso verrà scelta una ventina di allievi che potranno esibirsi nel concerto che avrà luogo a fine estate. Un'occasione concreta, si sottolinea, ben diversa dal modello dei reality. I reality non perderebbero niente se evitassero di fare docenze improvvisate e se scegliessero, se lavorassero con noi per la ricerca dei grandi artisti, quelli che sono già pronti, è inutile che si preparino. Se si hanno questa occasione e la sprecano perché non sono pronti, diciamo, c'è l'ingenuità di coloro che partecipano, ma c'è anche un certo tipo di responsabilità da chi li fa questi programmi. Oggi c'è molta improvvisazione, questi ragazzi vengono buttati sul palco senza tanta preparazione, hanno un successo ma è un fuoco di paglia. La scuola che propone lui è tutta un'altra cosa, cioè creare dei veri professionisti che sono conoscitori e che ovviamente poi possono emergere e imporsi nel tempo, però ci vuole anche una cultura italiana che capisce queste cose. Se si vuole tutto subito e si brucia tutto continuamente ogni giorno, ogni anno, anche con questi reality, è un po' una contraddizione rispetto a quello che sta facendo lui.